Salve ragazzi, sono Delta 28, siamo su Diesel Dial, mi correggo, e non gioco da un sacco di tempo Diesel, chiamerò Diesel, chi se ne frega, e vi spiego il perché. No, non erbivori, carnivori. Sapete che succede? Perché non ho giocato da molto tempo al gioco? Perché, come vi dissi, io ci avevo iniziato a giocare solo se ci fossero dei veri aggiornamenti. E infatti c'è il Ceratosauro, eccolo qua, e il Dilophosauro, porca miseria. Andiamo con il Ceratosauro. Confirmed, che poi maschio e femmina. Maschio o femmina? Maschio o femmina? Io prendo femmina, non per qualcosa, ma perché il maschio è troppo colorato. Non mi piace la testa che è troppo colorata. Eccolo qua, il nostro caro amato amico Ceratosauro. Che poi io finalmente la grafica non aggiornata, ho messo risoluzione. Bellissimo. Risoluzione. Realismo cinema, non mi ricordo com'è. Quindi praticamente parte che è una bestia. Non è una bestia, sembra grosso, ma in realtà è piccolo. Devo confrontarmi con qualche altro dinosauro. Peccato che l'ho preso quando c'è è la notte, quando è notte, mamma mia. Andiamo verso la luce, la luce. Verso la luce. Dov'è la luce? Ecco. Perché mo c'è il tramonto, porca miseria. La grande sfiga per vedere il colore del dinosauro è... non posso perché... è bellissimo però, l'hanno fatto io bene. Si vede sottoterra, però tutto normale. Vabbè, basta. È bellissimo, mamma mia. Mamma mia. Un Dilophosauro! Allora, guardate che grafica, che differenza c'è proprio come grafica. Questo è un consiglio che lo devo dare al mio amico, perché ho messo quello là cinematico realistico. Quindi praticamente tutto questo effetto di luce e cose è proprio... No, che è successo? Oh! Stavo divertendo, volevo parlare del Ceratosauro, chi era e cos'era e perché si chiama Ceratosauro. Aspettate, prossima partita e poi ci riconnettiamo, eh. Allora, sono un attimo ritornato. Voglio fare carnivoro. Volevo far vedere se tutto va bene. Il progression. Voglio vedere dove hanno messo il Ceratosauro e compagnia. Però non lo vedo. Spinosauro, Tirannosauro, Gigantotarapodo, Velociraptor. E avevamo detto che. Dilophosauro. Eccolo qua. Ah, l'hanno messo qui il Dilophosauro. E il Ceratosauro non è enorme. Il Ceratosauro. Non l'hanno ancora messo. Ah, no, Ceratosauro. Ecco. Scusatemi. Ah, l'hanno messo con l'uta. Eh sì, effettivamente l'hanno. Ah, ok, vabbè. Volevo vedere l'aggiornamento del progression, ragazzi. Intanto ritorniamo a noi e andiamo a scegliere un server, perché mi ha mandato a fanculo il server prima. Quindi andiamo su questo, dai. E speriamo che mi fa entrare. E stavolta speriamo che c'è la luce. A fra poco. Eccomi qua, è buio, purtroppo è buio. E vabbè, niente, sono in altro server. Allora, purtroppo problemi di connessione, ragazzi. Perché mi ha spawnato qua in zona? Vabbè, parliamo, bello, bello vero. Allora, parliamo un poco. Allora, che cos'è il Ceratosauro? A parte che ho visto, avete visto anche voi il progress, l'hanno messo a livello 3. Nel T3 si chiama, T3. Allora, hanno fatto forse anche bene secondo me, perché effettivamente ci sta a pennello il T3. Perché comunque è grosso, il Ceratosauro è grosso. Non è grossissimo, grande, però arriva sui 2 metri. 2 metri è forse anche qualcosa. Che succede? Perché si chiama Ceratosauro? Ceratosauro viene dal nome del suo strano cranio molto particolare, a parte la dentatura che ha, praticamente alla T-Rex. Però, ecco dove mi trovo. Stavo cercando di capire dove mi trovo. Mi trovo alle cascatelle. Mamma mia, non è che trovo degli erbivori mo qua.
o carnivori. Là c'è una carcassa. Acqua. Vabbè, andiamo per di là. Allora, dicevo, io ho problemi pure di connessione, perché non sono riuscito a entrare 3 volte nei server, quindi tutto normale. Comunque hanno messo molti aggiornamenti di giga, perché effettivamente anche la giorno e la notte finalmente hanno messo la questione del sole e la luna. Non so quanto tempo dura, però. Spero non tantissimo, perché sennò diventa un po' snervante. Perché fare il gioco tutto di notte è brutto. A parte che, perché ho scelto la femmina? Perché ha colori un po' più decenti. Non per qualcosa, il maschio ha la faccia troppo rossa, ok? Secondo me è un richiamo a Jurassic Park 3, però. Shhh, nessuno non sa nulla. sì, che poi il ceratosauro di Jurassic Park 3, mamma mia l'errore. Cioè, praticamente ha solo il corno al muso, nel naso. Praticamente lo avete visto anche voi. Eccolo qua, il famoso corno sul naso. Perché questo è il ceratosauro, è riferito al corno sul muso, sul naso. Perché sì, ha anche le corna intorno sopra gli occhi. Però quello quasi molti carnivori ce l'hanno. Basta vedere l'allosauro, basta vedere il carnotauro, basta vedere altri predatori. Come anche come l'albertosauro. Avevano questi piccoli cornetti sulla testa. Ovviamente qui forse hanno leggermente esagerato con la larghezza delle corna, però non credete, perché le dimensioni erano quelle, arrivavano a queste dimensioni effettivamente. Forse al massimo quando faranno il cucciolo cercheranno di farlo un po' più corti, queste cose delle corna. Vediamo anche i movimenti dell'azione, queste cose qua, i versi. Dopo sceglieremo anche il Dilophosaurus. Il Ceratosauro non è tanto pericoloso, però era nel suo periodo del Giurassico Cretaceo, ma non mi ricordo, non voglio dire delle gaffe, però no, Giurassico, perché nel Cretaceo c'era già il T-Rex. Lui era praticamente uno dei predatori dominanti della sua era, tranne ovviamente andava in conflitto con con coso, come si chiama, con l'allosauro. Sì, ragazzi, avete capito, con l'allosauro. Ih, hanno rimesso il coso dell'odore. Ah, figo, figo, figo. Hanno rimesso il coso dell'odore. Vabbè. Comunque, tornando a noi, avviamoci per di là. Detto questo, che succede? Il ceratosauro aveva anche un altro nemico, che era l'allosauro, che era effettivamente molto più grosso di lui. Sì, praticamente questo ceratosauro è piccolo, sembra grosso, ma in realtà è piccolo rispetto a un allosauro. Infatti loro andavano spesso in gruppo, da 2 a 3 unità, diciamo fra 3 ceratosauri in gruppo andavano. Erano primitivi, erano molto primitivi rispetto agli altri dinosauri, ve lo spiego subito il perché. Ha 4 artigli. Uno direbbe, allora che differenza fa? Perché questo dimostra, dicevano, che i tirannidi, perché questo mi sa che è della famiglia tirannide effettivamente, basta vedere anche dalla mascella e dalla bocca. Lui aveva questa particolarità, vabbè, a parte del corno, ma aveva 4 artigli, 4 artiglietti che sono proprio miseri, piccoli, che non servono praticamente a nulla. Dicevano che era giusto era ancora in fase di evoluzione, quindi era molto primitivo, non molto intelligente rispetto a un allosauro. Ovviamente non parliamo di intelligenza del tipo quanto i velociraptor, assolutamente no, però parliamo di intelligenza, diciamo, di un cervelletto che gli allosauri, ad esempio, facevano attacco coordinato, o comunque riuscivano a fregare le prede, mentre loro andavano brutalmente contro le prede, la maggior parte di loro. E quando erano in coppia era anche peggio, cioè questi aggredivano tutto quello che potevano, cioè se ne sbattevano della strategia, usiamo tra virgolette strategia. E niente, a parte che questo è il primo gameplay che effettivamente sto facendo dopo tanto tempo al buio. Spero che uscirà il giorno, così vedete i colori del ceratosauro. Che ovviamente ho scelto la femmina perché, come disse, la faccia rossa accesa del ceratosauro è bruttissima. A parte che credo che hanno modificato leggermente gli occhi e ce le ha verdi finalmente, non quell'azzurro di prima. Bella. Va bene, tornando a noi. Allora, queste 4 zampette, praticamente si è notato che tutti quanti dicono che i dinosauri più crescevano, più andando avanti nel tempo, iniziavano a diminuire le dita
delle zampe, delle loro braccia, insomma. E infatti, basta vedere, il ceratosauro è l'unico carnivoro a quattro artigli ancora che hanno trovato fino a mo', o almeno so, a quello che so, non mi sembra che hanno trovato un altro con quattro artigli. Per il momento lui è l'unico. Questa è una delle particolarità che gli studiosi hanno notato, quindi questo vuol dire che ancora era in fase primitiva, quindi era ancora all'inizio dell'inizio dell'evoluzione, punto. Infatti l'allosauro aveva già tre artigli, e stiamo parlando già del periodo già del basso superiore della loro era. No, io non voglio dire cazzate, ma credo che era del Giurassico. Mamma mia, mo non mi ricordo, forse era Giurassico, sì, ho detto bene. E poi infatti uno direbbe, e come fai a dire che è il più, è primitivo rispetto agli altri predatori? Semplice, a parte dal cervello, ma soprattutto dal fatto che ragazzi, che il T-Rex, essendo una delle ultime evoluzioni dei tirannidi, aveva solo due artigli, quindi hanno constatato che più cresce, perché crescevano, e questi diventavano delle bestie. Infatti l'allosauro, dico, che fa parte delle famiglie, non mi ricordo se era dei tirannidi, comunque cugini, quindi alla fin fine l'allosauro aveva già tre artigli, non ne aveva quattro rispetto al ceratosauro. Infatti il ceratosauro si estingue, si estingue, si estinse, si estinse. Oh, mamma mia, l'italiano! Oh. Detto questo è da sapere del ceratosauro. Che poi è figo, è uno dei dinosauri che hanno scoperto veramente così, non così, non diciamo sciocchezze, perché l'hanno trovato comunque in America, però quando l'hanno trovato ancora non ci credevano di aver trovato un dinosauro piccolo, letale, perché infatti il ceratosauro poteva anche tenere testa ad un allosauro, soprattutto se erano in due. Perché? L'allosauro è lento rispetto a un ceratosauro, e il ceratosauro andava soprattutto in caccia dentro una foresta, mai fuori in pianura. Infatti lui era veloce, agile, anche che qua non lo dimostra, non lo fa sembrare, però era molto agile e scattante. Infatti era pure molto magro, si presume. Mo' qua giustamente l'hanno fatto un po' bello pesante e grosso, ma perché se vediamo poi un dinosauro un po' più grosso come un allosauro, vediamo effettivamente la differenza di dimensioni. Peccato che non lo vediamo perché non c'è. Comunque, qual è l'altra cosa vi posso dire? Aspettate, arrivo subito. Ora, intanto aspettate. Scusatemi che mi era messa a suonare una cosa, mi sono fermato, ok, andiamo. No, perché io so dove stanno gli altri dinosauri, a parte che siamo in pochi, quindi sicuramente stanno vicino al grande lago, quindi ci abbiamo per di là, andiamo. Poi faremo l'allosauro, però l'allosauro credo nel prossimo gameplay o subito dopo. Volevo solo fare un po' di documentario e parlare un po' del ceratosauro. Eh sì, perché mi diverti sta cosa. Allora, perché io dico che hanno preso un po' spunto da Jurassic Park? Jurassic Park, il ceratosauro, per chi non lo sappia, si è visto nel film di Jurassic Park 3. Uno direbbe quando? Quando il caro Spinosauro ha cagato e i nostri cari protagonisti hanno messo le belle manine dentro quella bella merda so per prendere un cellulare. È arrivato il Ceratosauro, ha sentito l'odore e se ne è scappato dal fetore, grazie al cazzo. Chi è che si mette a mangiare una preda piena di merda? Vabbè, lasciamo stare, basta, non cerchiamo di essere razionali e non volgari. Cazzo. Allora, vabbè, basta. A parte che hanno leggermente sbagliato la telecamera, perché vedi praticamente quello che c'è sotto. Vabbè, andiamo leggermente fuori map. Si vede tutto. Vabbè, basta. E vediamo come nuota, perché io sono contento. Ho aspettato questo aggiornamento dopo un sacco di... A parte come cammina figo. Questo aggiornamento, io sapevo già che usciva il Ceratosauro e il Dilophosaurus, però non sapevo chi dei due, invece tutti e due insieme direttamente. Beh, grazie, hanno fatto un lavoro che tutti quanti vogliamo dinosauri, vogliamo dinosauri, pam, tenete, due carnivori e vaffanculo tutti. Secondo me così hanno ragionato i sviluppatori del gioco. Comunque, cosa possiamo dire? Comunque, parte della scena di Jurassic Park 3, quello era il Ceratosauro, però nel Ceratosauro, se avete notato, là aveva solo il corno.
Infatti io inizialmente non l'avevo riconosciuto nel film, perché ho detto che cazzo di dinosauro è, mi sono incervellato a cercarlo. Poi per pur caso vidi un documentario della, guarda caso, BBC, e parlava del ceratosauro. Io dei carnivori, era poi del Giurassico, sì, tardi però Giurassico parliamo, mi sa del tardi. E quindi mi hanno iniziato a parlare del ceratosauro. Quando ho visto quel cono, ho detto cazzo, è lui. Vediamo, parte sott'acqua. Ah, nuota, ecco, guarda te quanto è figo che nuota. Non si vede in realtà, però. Le bollicine! Hanno messo le bollicine! Le bollicine! Meno male che non c'è il coccodrillo, che qua sono cazzi poi, eh. Si muove, eh. Sì, ragazzi, vogliono mettere anche quel il caro coccodrillo preistorico. Quindi, ragazzi, per chi vuole farsi una nuotata in acqua, lago, col cazzo che mi tuffo. Ecco, mettiamola in questo modo. Intanto, di cosa possiamo parlare? A parte che quando nuoto si vedono le tre corna, non è che si vede il dinosauro, si vedono le tre corna direttamente. Che bello. Sì, però io voglio il giorno, voglio il giorno, voglio far vedere il colore del ceratosauro, che l'hanno fatto tra l'arancione e il rosso. Però voglio vedere che differenza c'è tra il maschio e la femmina, un po' di curiosità ce l'ho, perché giustamente non si intravede. Però se facessi, ah, Madonna, la visuale notturna, mamma mia, mi ha accecato, credo che va accecato anche a voi, porca miseria. Gli occhi, Madonna, sono cieco, non vedo, aspettate, mi ha ucciso la vista notturna. Ah, Madonna, mamma mia. Ma come un paraplesciato, no? Avete presente il flash della macchina fotografica? Immaginate il Gremlin, ecco, ho fatto la stessa cosa. Mi è uscita la luce. Ah! No, e che palle! Pronto? Pronto? Sì, l'ho messo io la spi. Sì, l'ho acceso perché era tutto spento sopra e dovevo mettere l'asciugatrice, già ho fatto. Sì, ovvio. Ciao. Non mi dovete chiamare nei momenti meno opportuni. Cioè, io faccio. Io non sto giocando da un sacco di tempo, no? Mo vi faccio ridere, ragazzi. Allora, io bello e buono. Sto faticando. E già lo sapete, già ve l'ho detto neanche nei video di Jurassic Park Operation Genesis. Che succede? Non mi chiamo, non mi contatto, non mi mando messaggi, niente. E facevo i gameplay lì, giusto quando capitava. Mo' che ho deciso di giocare a The Isle, all'improvviso mi chiamano tutti. E che cazzo. Comunque, vabbè, lasciamo stare i momenti di. Ok. La rupe dei re, siamo finalmente arrivati. Comunque, ecco qua. Beh, il ceratosauro. Comunque, dai, siamo arrivati. Voglio vedere un predatore. Non c'è nessuno. Ma c'è qua. Non c'è nessuno! Non ci credo! No, vabbè, non c'è nessuno, non posso confrontarmi con nessuno, però. Che palle! Vabbè, andiamo nel prossimo sandbox e scegliamo sempre di Dilophosaurus, sperando che pure è giorno, ok? Così vediamo qualche giocatore. E che cazzo! Eccoci nell'altro server, guarda, guardate la visuale, mamma mia! Vabbè, sì, perché premo N, la luce. Mo' è uscito no, il buio, ma che palle! Aspetta, voglio vedere la visuale notturna. Porca miseria, che figo! Oddio, è morto. C'è qualcuno qua morto. Che è? Un Dilophosaurus con la testa girata pure oltretutto. Ah, vediamo come mangia. Figo. Però non mi interessa. Voglio vedere i giocatori. Quanti ne siamo un bel po'. Fanculo. Mo' possiamo muoverci un po' e fare confronti di dimensioni. Molti, mo secondo me troviamo Ceratosauri e Dilophosauri solamente, volete scommettere? Perché comunque i giocatori stanno aspettando solo loro. Sempre il maschio, però io volevo il giorno. Secondo me è standard, il tipo a quest'ora è buio. Secondo me, l'hanno fatto per tutti i server. Per forza. Non c'è spiegazione, perché non è possibile che è buio. Però figo che il fatto che è uscito mollasso. La luna, almeno credo, non lo so. Dai, vediamo di trovare
qualche predatore. Voglio correre un po', dai, corriamo, 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 corriamo. Almeno voglio fare il confronto tra il Dilophosaurus e il Ceratosaurus per farvi vedere effettivamente la differenza fra loro due di dimensioni e aspetto. Ah, ma aspetta, fermi, ma io mi trovo per caso alla... Aspetta, dove mi trovo? Non ditemi che mi trovo vicino al lago, perché sennò torno indietro e vado alla paludine. Ditemi di sì, ditemi di sì, ditemi di sì, ditemi di sì. Mi trovo. Ok, dove avevo capito dove sto, perfetto, l'avevo intuito. Non vedo praticamente nulla. No, che è successo? Non ho capito che è successo, fermi. Non ho capito che è successo. Vabbè, al diavolo tutti, scegliamo il Dilophosaurus. Va bene, va bene, no, va bene, no, non va bene. Che cazzo. Solo io potevo beccarmi un T-Rex all'improvviso. Ecco qua il Dilophosaurus che non si vede un cazzo. Sono. Eccomi. Dai, almeno vediamo verso la luce com'è. Eccolo qui. Allora, cos'è il Dilophosaurus? Eccolo qua il famoso Dilophosaurus. Uno direbbe, aspetta, ma anche lui ha quattro artigli, 3 più 1 piccolissimo. E vabbè, però questo è di tutta un'altra categoria. È tutto un altro, non è un tirannide, quindi già è un'altra differenza di dinosauro. Comunque parliamo del famoso Dilophosaurus, che poi lo voglio che cammina perché è buono come quando muove la testa, è divertente. Qualcuno ha notato qualcosa del Dilophosaurus? Bene, ve lo dico io che cosa c'è che qualcuno può aver notato del Dilophosaurus, ovvero non tiene quella maledetta collare che tutti immagino che dovrebbe avere quando hanno visto Jurassic Park. No, mi dispiace ragazzi miei, mi dispiace per chi era tanto credeva che ce l'avesse, ma non ce l'ha, non ha il collare. Sì, Steven Spielberg e Jurassic Park si sono voluti divertire un po', però ricordiamoci. I dinosauri di Jurassic Park sono geneticamente modificati, quindi non sono effettivamente veri dinosauri. Un Dilophosaurus anche lui! Calmati. Scatto un po', laggo un po', vabbè. Parliamo del ceratosaurus, del Dilophosaurus. Allora, cos'è il Dilophosaurus? Vabbè, abbiamo già spiegato. Non è come la Jurassic Park, che quelli comunque sono geneticamente modificati, mentre qua non sono geneticamente modificati. Il Dilophosaurus non è. Avete visto che sta anche lui nel T3? Ve lo spiego io il perché sta nel T3. Perché il Dilophosaurus è più alto dell'Utahraptor. Uno direbbe, cosa? Cosa stai dicendo? È la verità, ragazzi. Il Dilophosaurus è leggermente più alto di un Utahraptor. È un predatore noto. Io non ho capito, quello è un Albertosauro. È un Albertosauro, non l'avevo riconosciuto. E quindi cosa stavamo dicendo? No, io voglio camminare, non mi va di correre. Cioè, fare passo veloce. Io mi metto a camminare, così sono carino e addurabile. E che cosa posso parlare del Dilophosaurus? Beh, il Dilophosaurus, a parte che non sputa veleno, non sputa quel coso mischioso come si vede in Jurassic Park, no. Però hanno intuito che probabilmente il Dilophosaurus dovrebbe avere una saliva che quando mangia la preda o quando azzana la preda la paralizza, in teoria, però non è manco confermato sta teoria. Non si sa neanche effettivamente di sta cosa. Ah, ma quello sono dei Triceratops morti, ho la mia impressione. Andiamo a vedere là un po' più da vicino. Intanto apro la luce. Ah, il sole! Il sole! No, beh, il sole, la luna. Vediamo un po' che cosa c'è. Sono Triceratopi morti. Un po' piccoletto, eh.
di un'uta, effettivamente. Oddio, il riflesso della luna. Bello. È morto un T-Rex. Quello è un albertosauro che gira a modo suo. Peccato che non posso vedere altro. Vabbè, passiamo per di qua. Dicevo. Ah, sta nuotando. Va bene. Uscia. Beh, però posso dire che il gioco ha fatto qualche piccolo verso, se avete notato, di Dilophosaurio di Jurassic Park. Non questo. Eccolo. L'avete visto? Fighissimo. Figo. Cos'è quello là morto? Voglio andare a vedere da vicino che non capisco cos'è. Poi vedo troppe carcasse morte. Ah, Albertosauro. Vedete che quanto è grande rispetto all'Albert, quanto è l'Albertosauro. Più o meno l'Albertosauro e il Dilophosaurio sono quasi vicini di dimensioni. E come vi ho detto, poi perché il Dilophosaurio è un po' più grande dell'Utahraptor. Tornando a noi. È un predatore molto letale, assolutamente, a parte che anche lui ha delle zampe comunque grandi, lunghe, artigli. E poi. Oddio, finalmente la luna sta andando a quel paese, quindi fra poco esce il sole, finalmente. Aspettiamo pure, vedete, guardate la visuale. Oh, però è figo così, hanno aggiornato anche la visuale. Ah, sveglia, la 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 la, fra poco arriva il coso del sole e iniziamo a cantare tutti la cosa del come cacchio si chiama, del che come si chiama, di Re Leone, guardatemi, però devo stare alla Rupe dei Re, se no non funziona, non funge la cosa. Non vedo nulla, figo. Vabbè, sta per uscire il sole, quindi rimango ad aspettare. Guarda, non si vede nulla, cioè sono diventato praticamente nero. Sta per sorgere il sole. Comunque dicevo, il Dilophosaurio quindi era un ottimo predatore, molto letale, a volte si affrontava anche fra di loro, cannibalismo, spesso anche delle volte. Hanno una particolarità che è la bocca. Non so se qualcuno avete notato, ma ha una bocca molto particolare. Vediamo se lo rivedete. Vedete? Guardate che ha una strana dentatura. Perché? Perché questa dentatura serviva per bloccare la preda, perché lui mangiava prede piccole, non mangiava solo prede, non mangiava prede grosse, mangiava prede piccole rispetto a lui. Dopo voglio mettere il ceratosauro, faccio il logout, no, cioè lo spawn, e voglio fare il ceratosauro, che voglio far vedere l'aspetto del ceratosauro. Almeno il dilophosauro lo state per vedere, finalmente. E voglio anche far vedere le differenze delle dimensioni. Però il dilophosauro è diventato poi un'icona di Jurassic Park, come l'Utahraptor, che poi vabbè, Velociraptor, vabbè, T-Rex e compagnia bella. Il Dilophosaurus sarà rivisto in Jurassic World 2, sarà poi ho visto, quindi sarà forse un nemico, non un nemico, uno di quei predatori nel film che si deve stare attenti, come il Velociraptor. Che mamma mia, è brutto chiamarlo Velociraptor quel dinosauro, essendo una bestia enorme. Vabbè, consideriamoli sempre che sono geneticamente modificati, quindi sono Velociraptor leggermente cresciuti. Leggermente, porca miseria, hanno superato i 3 metri. Però, eccolo qua, sta per far vedere finalmente il colore del nostro. Eccolo qua, vabbè, non si vede ancora bene perché voglio che si vede proprio. A parte che si vede il riflesso dell'acqua, non so se qualcuno l'ha notato. Vedete? Si vede tutto il coso dell'acqua qui. Dai, muoviti, uffa, non voglio perdere tempo a vedere quando si carica il coso. Voglio. A parte che è un bel posto qui, però ho messo quella potenziamento. Potenziamento, buonanotte, come cacchio si chiama? La grafica molto alta, quindi si vede tutto bene ed è fantastico. Ed anche questo ha un po' di difficoltà, un po' di coso qua sotto, va bene, è normalissimo.
Eccolo qua, sta per uscire il cerato, il cerato. Io sto salendo qui per fare la cosa figa, per dire, mo sta per sorgere il sole e io sono il re del mondo, del monte. Lol, sta per uscire il sole. Il sole! Loda il sole! Eccolo qui il nostro. Vedete? C'è pure la differenza di materiale, vedete come si riflette? Il sole. Ok, basta. Eccolo qua il nostro famoso Dilophosaurus, finalmente nella sua grande bello splendore, insomma. Mamma mia, finalmente ci voleva. Bene, faccio una cosa carina. Respawn Ceratosauro e vi faccio vedere però la non proprio voglio far vedere nulla, però voglio. A parte che quello mo sta uscendo il sole, anzi voglio fare così il respawn, aspetta. Ecco. Sì, voglio fare il respawn perché voglio far vedere anche le differenze tra maschio e femmina, anche che si credo che si intuisce qual è. Sarebbe praticamente la fronte, questa cosa che tiene in testa, sarà più scura. Che cos'è questa cosa? Magari forse molti se lo stanno chiedendo. Questa cosa che tiene in fronte, che poi fa parte del suo dello scheletro proprio, quindi è una parte ossea, sarebbe una cosa di com non comunicazione, ma una cosa di sangue. Si presume dai studiosi che sarebbe serve per accoppiarsi, serve per fare colore, come gli stegosauri. Avete presente quelle le placche che poi mettono tutto il sangue per far vedere il colore? È la stessa cosa dei Dilophosaurus. Almeno questa è un'idea, perché si dice che tutti i dinosauri che hanno delle caratteristiche particolari è soltanto per scopo sessuale. Ceratosauro e la miseria. Pronto, mamma? Sì, ok, va bene, non ti preoccupare, fra poco arrivo. Sì, va bene, un attimo. Allora, femmina, maschio, femmina, maschio. Anche che vedo che il colore è diverso, l'hanno cambiato. Dilophosauro, maschio, femmina. Sapete che faccio? Faccio il ceratosauro, però maschio. Conferma. Quindi l'hanno aggiornato prima. Ah no, non l'hanno per niente aggiornato. Vabbè, beh, aspetta, fermi. Ah, non è tutto quel blu come era prima. Ok, ecco qua il ceratosauro maschio. Come vi ho detto, somiglia praticamente alla versione di Jurassic Park. Però io preferisco la femmina. E uno mi potrebbe domandare il perché. E ve lo dico io il perché. Perché è grigia. Mo faccio il respawn. Intanto. Oh, devo fare un attimo una cosa, vengo subito. Che mo devo uscire, quindi faccio il respawn soltanto per farvi vedere la femmina. Perché preferisco più la femmina, non per cattiveria, ma perché questo rosso e le corna mezze blu non mi piacciono. Anche che l'hanno un po' corretto facendole un po' più scure e grigie. Meno male. Però preferisco la femmina, ora ve lo faccio vedere subito. Ecco, mo il colore si è ristabilito, bla bla, quello che volete. Respawn, respawn. Muoviti. E non me lo faceva. Ceratosauro. Femmina, guarda, lo preferisco molto di più. Guardate, non so voi, ma lo preferisco molto di più. Bene, avete visto il maschio, femmina, tutto quello che volete. Credo che è il momento di salutarci. Bellissimo. Qui Delta 28, passo e chiudo.